Clamorosa indiscrezione di calciomercato confermata anche da Marotta. Ivan Perisic ha chiesto la cessione. Buongiorno ragazzi, sono Simoncino Giallorosso ed oggi volevo parlarvi di questa trattativa che piano piano sta andando avanti, ma prima di cominciare a farlo vi invito a lasciare un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale e anche un'iscrizione su Instagram Simoncino-giallorosso. Parto col dirvi che molti stanno prendendo sotto gamba questa trattativa, questa indiscrezione che per me ha veramente del clamoroso. Molti stanno dicendo che per loro Perisic non si muoverà da Milano, almeno in questa sessione di mercato, perché manca il tempo necessario affinché la trattativa tra Inter e Arsenal si possa concludere e si possa concludere ovviamente con un lieto fine. Per me invece il ragionamento da fare è proprio quello inverso. Vi spiego. Le parole di Marotta nel prepartita di una gara importantissima e molto molto delicata, che poi tra l'altro l'Inter è andata a perdere, ovvero quella di ieri contro il Torino, sono state molto chiare e molto forti. Perisic ha chiesto la cessione. Cercheremo di accontentarlo, ma cercando di, in parole povere, prendere molti soldi, ricavare il più possibile. Ecco, questa forse è la frase più semplice, ma che ricostruisce al meglio le dichiarazioni dell'ex amministratore delegato anche della Juve. È quando un dirigente di questo spessore se ne esce allo scoperto dicendo che uno dei giocatori, almeno sulla carta, più importanti dell'Inter ha chiesto una cessione, qualcosa di vero e qualcosa di molto 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 importante c'è sotto. Molti ne stanno parlando da 2 giorni e in effetti l'indiscrezione, la notizia è uscita fuori qualche ora fa. Però ragazzi, per me la trattativa comincerà molto tempo fa, soprattutto perché per dirlo prima Marotta e poi Spalletti, ragazzi, per forza qualcosa di vero ci deve essere, anche perché pensate un po'. Qualora adesso Perisic dovesse rimanere a Milano, cosa per molti molto probabile, per me no, il tifo che già lo odiava da molto tempo per le prestazioni, anche per il fatto che è sempre, come posso dire, insofferente, quella foto non fatta al ritiro qualche anno fa, ragazzi, Perisic è sempre lì sul piede di partenza. Comunque, il tifo interista, anche per le prestazioni in campo di quest'anno, ovviamente, lo odia, lo odierebbe ancora di più e quindi non potrebbe rimanere. Poi Spalletti ha detto che se non vuole più giocare, lo terrà fuori, ragazzi. Quindi, ragazzi, questa è una cosa che per me è molto chiara. Perisic partirà queste ore, la prossima, l'ultimo giorno di mercato, l'ultimo secondo, l'ultimo minuto, non lo so, ragazzi, ma Perisic per me a gennaio parte. Non si sa ancora la formula, ha già raggiunto l'accordo con l'Arsenal, il calciatore. Attenzione, perché i Gunners all'Inter hanno proposto un prestito oneroso 5 milioni con diritto di riscatto a 40, ragazzi, a 40 milioni. Non lo so adesso come potrebbe andare la trattativa, se si potrebbe, se si potrebbe. Cioè, si concluderà con un lieto fine, se non si concluderà per niente, se ci sarà uno scambio anche con Ozil, si è parlato molto di questo, ma sicuramente qualcosa di vero c'è. Magari però non troveranno un accordo economico sul contratto e per la formula, ovviamente, ma c'è qualcosa di vero. Inter e Arsenal stanno adattando da tempo, non è una semplice indiscrezione, ragazzi, sono sicuro di questo. Vi ringrazio per la visione, vi ricordo se il video vi è piaciuto potete tranquillamente lasciare un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale. Ciao a tutti.